piazza enorme, vuota, però nessuno ci va. Perché? Dove magari ci sono sempre le stesse cose, ne scendo qua a Scampia che non c'è niente. Sono solo questi stradoni vuoti, senza un bar, senza un negozio. Il nostro viaggio inizia qui, da Scampia, uno dei quartieri di Napoli più popolosi e degradati. Perché nessun giovane parte la cosa di dire mo vado in piazza, scendo in piazza, perché in piazza non abbiamo una panchina, non abbiamo una fontanella, non abbiamo niente. Secondo me si dovrebbe cambiare proprio mentalità, si dovrebbe aprire di più e pensare sempre positivo nella vita in generale. Siamo con un gruppo di studenti dell'Istituto Einaudi di Correggio e con quattro dei loro docenti per documentare l'incontro con i ragazzi del liceo Else Moranti di Scampia. Mettiti nel cerchio, presentati, come ti chiami? Federico. Quanti anni hai? 16. Prudu. Quanti anni hai? Gush. 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 Un gemellaggio nato un anno fa per dare consistenza a forme di confronto sul contrasto alla criminalità e sulla diffusione dei valori della legalità. Essere cittadino attivo vuol dire rispettare appunto legalità sotto ogni punto di vista, e se si vede un aspetto illegale, anche che non ti riguarda personalmente, intervenire appunto attivamente. Cittadino attivo vuol dire andare a votare, quindi dato che si ha il diritto di voto, rispettare questo diritto di voto che diventa anche un dovere. Un progetto di collaborazione tra scuole che ha permesso agli studenti del liceo Morante di visitare l'Emilia, facendo tappa anche a Correggio, e di far comprendere a tutti che al sud, come al nord, la mafia può infiltrarsi ovunque se non la si combatte uniti. Un obiettivo importante questo per i ragazzi dell'Istituto Einaudi, che da un paio d'anni hanno aderito alle iniziative dell'Associazione Libera di Nonciotti, prendendo parte ai campi estivi sui terreni sequestrati ai mafiosi. La giustizia che abbiamo trovato è quella di una ragazza che all'estero ha sentito la frase «tutti gli italiani sono mafiosi» e ha trovato un'ingiustizia perché non si sentiva in questo modo lei stessa e si sentiva discriminata e generalizzata. Noi abbiamo trovato la possibile soluzione che non possiamo andare a agire sul pensiero, sul comportamento degli altri in modo diretto, dobbiamo iniziare partendo dal nostro. Quindi se noi smettiamo di avere pregiudizi e discriminazioni verso gli altri o generalizzazioni verso gli altri, e se tutti facessero in questo modo, forse questo tipo di ingiustizia non ci sarebbe più. Immagino che tutti conosciate qualcosa. Noi siamo stati quest'estate a Scampia a fare un campo di libera. Scampia è un quartiere, no, di Napoli, con 80.000 abitanti, composto praticamente soltanto di case popolari, quindi palazzi alti 13-14 piani. Vabbè. Torniamo a Scampia. Di questo quartiere conosciamo quello che ci viene raccontato sulle pagine dei giornali e nelle televisioni. Storie di camorra, droga, violenza, degrado. Scampia non è solo quello che fanno vedere, tipo le serie TV, queste cose qua. Perché a Scampia ci sono molti ragazzi, tipo come noi, che comunque vanno a scuola, fanno parte della vita attiva di Scampia. Io penso che loro conoscono solo le cose brutte di Napoli. La Scampia, come ha detto lì, non è solo camorra, sporcizia e altro. Scampia sono anche queste attività per far aprire la mente alle persone, per far capire che noi siamo della brava gente. Però forse sono anche le persone che a Napoli danno modo di credere che comunque Napoli è solo fatta di cose brutte. Per esempio le persone del nord rispetto alle persone del sud, cioè, sono diverse, pure per esempio civilmente proprio. Ad esempio non tutti, non lo so dire. Ma qui a Scampia c'è anche altro. Ci sono persone, scuole, associazioni che si battono per riportare legalità nel quartiere, non violenza e cittadinanza attiva.
noi viviamo il pregiudizio, no? Dell'essere periferia non solo di Napoli, ma anche di essere nota per come sede di spaccio, insomma per tutte le negatività. L'idea è che ci piaceva mostrare ai ragazzi, come ragazzi della scuola, come nostri, una Scampia diversa, che è la Scampia che viviamo noi quotidianamente. Noi come scuola, che lavoriamo con le associazioni, Scampia è ricca di associazioni, ci sono almeno una ventina di associazioni che lavorano con le, molto spesso in collaborazione con le scuole. A questo progetto sta collaborando da mesi anche il sindacato pensionati SPI-CGIL di Reggio Emilia. A Scampia i ragazzi e i docenti dell'Istituto Einaudi di Correggio sono stati ricevuti al liceo Morante da una rappresentanza di studenti delle diverse scuole del territorio e dai loro docenti. Hanno incontrato la sorella di Attilio Romanò, un giovane innocente ammazzato dalla mafia. Hanno conosciuto i promotori del progetto Pangea, un percorso di educazione alla non violenza. Ad ogni associazione associata ad una scuola è assegnato un'aiuola che rappresenta un continente, e noi stiamo inserendo le essenze, le piante di quel continente, anche per ricordare che c'è una diversità, ma la diversità che poi nasce da un'unità, un'unione di milioni di anni fa. Quindi la metafora di Pangea è che dobbiamo ritrovare lo spirito di fratellanza originale. Nel quartiere ci sono molte associazioni che cercano di contrastare la criminalità. Progetti importanti come Dignità e Bellezza, i Giardini Ritrovati, fazzoletti di terra tra i palazzoni bonificati dagli spacciatori e restituiti alle famiglie. Siamo in contatto con loro e magari li aiutiamo anche a fare murales quando ne hanno bisogno, sono i murales. Io faccio parte di diciamo una società in una chiesa dove appunto tutti i bambini che magari sono un po' più vivaci li raccolgono tutti per le strade e li fanno rientrare in questa chiesa dove li aiutiamo, facciamo i giochi, ogni venerdì siamo con loro, ad esempio a Carnevale facciamo un sacco di attività. E poi c'è il centro Hurtado con il volontariato di padre Fabrizio Valletti. Cerchiamo di offrire ai ragazzi del quartiere delle opportunità di studio, di cultura, per i più grandi di formazione al lavoro e infine con una cooperativa la possibilità anche di sperimentare un lavoro onesto, legale e che possa dare opportunità. Ci sono proprio delle persone che si offrono come volontari, sì, nell'aiutare il prossimo. Ci sono, tant'è vero che noi siamo andati qualche volta là tipo a fare il corso di chimica oppure matematica. Poi abbiamo incontrato anche delle madrelingue che vengono appositamente per aiutare. Pure c'è sta il Gridas a Scampia nel Monte Rosa che organizza il carnevale per Scampia. Ha una storia importante l'associazione culturale Le Gridas, fondata dall'artista di murales Felice Pignataro e dalla moglie Mirella. Qui si è parlato della vita Scampia, del carnevale di quartiere e dell'arte come partecipazione attiva. Si pensa a Scampia e a Secondigliano, che è la zona dove siamo in questo momento, come una zona dove vi è camorra e il dominio assoluto dell'illegalità. Invece no, vi è anche vita normale, vi è vita civile, vi sono iniziative meritevoli come quelle che svolgono le varie associazioni che abbiamo incontrato, come quelle che svolgono gli studenti del liceo Elsa Morante col quale noi ci siamo confrontati. Gli studenti emiliani hanno condiviso la giornata con i ragazzi delle scuole di Scampia parlando e confrontandosi con loro. È servito anche ai ragazzi di Correggio venire qui perché comunque ci sono pregiudizi. Anche per esempio su noi ragazzi di Scampia, cioè alla fine siamo come loro, cioè non abbiamo nulla di diverso, solo che viviamo magari tra difficoltà più, cioè messe più in vista, mentre a loro sono nascoste queste difficoltà, però comunque ci sono. We'll be right back.
viaggio a Napoli è stato di grande interesse storico e culturale. Nella sala giunta del Comune di Napoli, l'assessore Enrico Panini ha accolto i conterranei con grande ospitalità. Giornata straordinaria, non solo perché abbiamo messo insieme istituzioni, scuole, insegnanti, ragazzi e territori, ma perché l'iniziativa di oggi, la presenza di questa scuola e di questo paese nella città di Napoli, nel rapporto con una scuola di Scampia, sta dentro ad una programmazione didattica lunga, quindi non un fatto occasionale, un fatto invece che fa i conti con i tempi lunghi della scuola e che soprattutto parla alla responsabilità e all'etica della responsabilità di ognuno di noi. Il mondo cambia solo se ognuno di noi si fa carico per sé tutti i giorni di cambiarlo. Tra i collaboratori dell'assessore Panini, la madre della piccola Simonetta Lamberti, vittima innocente della camorra a soli 11 anni. Una storia di grande impatto emotivo, soprattutto quando la donna ha raccontato di aver perdonato chi aveva ucciso la figlia. E quel futuro può iniziare proprio da qui, dall'incontro tra questi ragazzi di Napoli e Correggio che si sono presi per mano in un grande girotondo di pace.